Siamo allo stand del Friuli Venezia Giulia qui a Ski Pass Modena con Francesco De Fabiani. Allora, ascolta, adesso la preparazione estiva ormai è quasi conclusa. Sono andate molto bene le gare, quelle estive di Skiroll, con tanti successi sia a Forniavoltri che anche nelle prove, diciamo, distance in salita. Prova a fare un bilancio di questa estate in chiave della stagione invernale. Beh, direi che la stagione estiva è andata molto bene, meglio di così era difficile fare, abbiamo fatto ottimi risultati tutta la squadra, soprattutto io e Chicco abbiamo fatto, diciamo che ci siamo spartiti le gare di Skiroll che c'erano da poter vincere, quindi è andato tutto bene. Ci sono ancora 28 giorni alla prima gara, sono 28 giorni importanti in cui si può rifinire la preparazione, in cui soprattutto si può cercare di arrivare ancora più pronti per l'appuntamento di Ruka, che è sicuramente uno dei più importanti dell'anno, perché partire forte dà grande motivazione per le gare successive. Anche perché tu hai una stagione questa che è una stagione del rilancio, perché l'anno scorso comunque purtroppo hai avuto un sacco di problemi in mondiali che sembravano poter essere il tuo punto di rilancio dopo un inizio stagione un po' così così, non c'è stato. E adesso cosa ti aspettano i prossimi giorni? So che andrai a Davos. Andremo a Davos nei prossimi giorni, faremo là l'ultimo raduno dell'anno prima delle gare. Sarà importante perché sceremo per la prima volta quest'anno in basso, quindi faremo per la prima volta dei veloci e quindi dei lavori di qualità sugli sci per trovare le giuste sensazioni proprio per arrivare pronti già alle prime gare a Ruka. Molte squadre tendono ad allenarsi magari presso degli ski dome e quant'altro. Abbiamo visto, noi di Fondo Italia abbiamo mostrato quello di Popluca, ma sappiamo che c'è anche Oberhof. Invece voi italiani solitamente preferite allenarvi in quota. Quali sono i pro e i contro dei due tipi di preparazione? In realtà era da 3 anni che andavamo anche noi ad Oberhof nello ski tunnel. La differenza principale è proprio la quota e il fatto di poter fare dei lavori già di qualità sugli sci al posto di fare solo dei lenti lunghi. I fattori contro invece sono che la pista è cortissima, si tratta di soli 800 metri e poi si è al chiuso e c'è anche una grande possibilità di ammalarsi perché non si dà il tempo al fisico di abituarsi al cambio di temperatura che c'è tra l'esterno e l'interno. È come avere una grossa macchina con l'aria condizionata accesa a 1000 e continuare a entrare e uscire tutti i giorni, quindi ha i suoi pro e contro, però ovviamente è una carta valida per l'allenamento. Siamo qui allo stand del Friuli Venezia Giulia, non possiamo farti una domanda sul centro Carni Arena, un centro che ti ha visto voi della nazionale allenarvi spesso quest'anno, dove si sono svolti anche i campionati di cross summer cross country e dove tu comunque hai ottenuto anche grandi risultati. Cosa ne pensi di questo centro che è stato da poco anche riconosciuto a livello federale e soprattutto che ti consente di allenarti sia d'inverno che d'estate? Sì, io ho già fatto parecchie gare nella Carni Arena, mi sono sempre trovato bene perché è una pista molto bella sia d'inverno che soprattutto anche d'estate con gli Skiroll, ma non solo nelle gare, perché abbiamo fatto, dopo la gara siamo rimasti lì ancora una settimana, proprio perché allenarsi in pista per noi è importantissimo, proprio perché d'inverno si corre in pista che ha salite e discese, non solo salita come invece siamo abituati a fare con gli Skiroll. Allora, intanto in bocca al lupo e continua a produrre quei video perché sei veramente molto bravo in futuro come videomaker. Sì, no, è divertente più che altro, così almeno diciamo che è un passatempo durante un allenamento a raduno, non è che lo dedico a fare il video, però una parte dell'allenamento fa anche parte comunque della vita da sportivo, da atleta. In bocca al lupo. Grazie.